Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a casa Rossini. Questo nostro programma è in diretta ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Vedete l'orologio in sovraimpressione, 10.02 è l'orario che vi conferma che appunto siamo in diretta e che potete utilizzare gli strumenti per mettervi in contatto, in comunicazione con noi e con i nostri ospiti. 351-708-9977 il numero WhatsApp attraverso il quale potete inviarci qualunque genere di messaggio, di testo, vocale, immagini, foto, quello che preferite, e allo stesso modo potete utilizzare l'indirizzo mail casarossini@rossinitv.it. Naturalmente tutto questo vale sia per oggi che per le prossime puntate, ma anche durante la settimana nel caso vogliate metterci contattarci per qualche argomento particolare, speciale che volete sottolineare. Allora, oggi saranno con noi due ospiti importanti, nel senso che sono importanti per me perché sono persone che conosco da decenni e che adesso sono diventate personaggi importanti, ne parliamo dopo. Prima partiamo come sempre con la domanda del sondaggio del giorno, che oggi è spiaggia libera o stabilimento balneare. Ci avviciniamo alla stagione turistica estiva e di conseguenza la curiosità viene, anche se poi sappiamo che il Covid ha rivoluzionato un po' anche tutti i concetti sia di spiaggia libera che di stabilimento balneare. Potete rispondere a questo sondaggio e lo state già facendo attraverso i canali social. Oggi è il 28 aprile, 118esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 247 giorni alla fine dell'anno. Secondo il nostro librone Personology è il giorno della fermezza. Lavoratori, datori di lavoro, governi, enti di tutto il mondo attivi nel settore della salute e della sicurezza, in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, oggi celebrano la Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro. Un appuntamento importante che serve come sempre per focalizzare l'attenzione, ma naturalmente poi è un tipo di attenzione che non va fermata solo al giorno in cui si ricorda l'argomento, ma va estesa a tutto l'anno. La Chiesa Cattolica celebra San Luigi Maria Grignon di Montfort. Siamo dalle parti del 1673-1716, è stato un presbitero francese, fondatore della Compagnia di Maria e delle Figlie della Sapienza. L'evento storico che abbiamo scelto per il 23 aprile invece risale al 1990, per cui è recente ma non recentissimo, a New York. Dopo oltre 6200 repliche si chiude per l'ultima volta il sipario sul musical The Chorus Line, concepito, diretto e coreografato da Michael Bennett con musiche di Marvin Hamlisch e testi di Edward Kleiban. Andò in scena per la prima volta a Broadway il 25 luglio del 75 allo Schubert Theater, rimase in scena fino al 28 aprile appunto 1990 dopo 6137 esibizioni, consacrandosi come lo show più longevo a Broadway, almeno fino a quando non fu superato da Cats nel 97, il record invece attualmente è detenuto dal Fantasma dell'Opera, e ricordiamo che in questo momento invece in realtà è tutto fermo, per cui tutti i dati sono fermi lì più o meno dalle parti del febbraio-marzo dello scorso anno. Il pensiero del giorno, come sempre, è una citazione di George Bernard Shaw: chi non può cambiare idea non può cambiare nulla. E a questo punto ci mettiamo la mascherina perché diamo il benvenuto in studio al primo ospite, anzi alla prima ospite, che è Micaela Vitri. Ciao Micaela, buongiorno e benvenuta. Ciao Paolo, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta TV. Allora, Micaela, consigliere regionale, ma di questo parliamo dopo, perché prima dobbiamo parlare del fatto che noi appunto ci conosciamo da un po' di tempo e mi piaceva sottolineare questa cosa. E abbiamo detto che lo diciamo da quanti anni? Sì, sono più di 20 comunque. Sì, vero, più di 20, dai, ero una bambina, diciamo così. Eri dai. Veramente una bambina, ti abbiamo preso nel fiore degli anni per catapultarti sul palco di Pesaro Village, perché questa è la storia in realtà che così ci piace ricordare e accennare. No? Un'estate bellissima, davvero. Hai fatto parte del nostro staff, una delle tante persone che hanno fatto parte del nostro staff, e noi ci siamo veramente divertiti sia quell'anno ma gli anni successivi, gli anni precedenti, è una cosa che ha divertito noi e tutta la città. Giravamo con la maglietta dello
staff, facevamo animazioni spiaggia, spettacoli la sera, ricordo addirittura musical, sfilate di moda. Certo. Pesaro Village era ed è un punto di riferimento per la città. Cerchiamo di esserlo ancora, in questo momento un po' difficile, più difficile del solito e ultimamente diciamo un po' meno presenti, però ce la mettiamo tutta. Allora, con te, come con tutti gli altri ospiti, il gioco del libro del linguaggio segreto delle date di nascita. Allora, tu sei nato il 23 giugno, il che ci fa quasi coetanei, perché io sono nato il 22, quindi, qualche anno prima, però insomma lasciamo stare. Allora, il 23 giugno è il giorno dell'incanto interpersonale. Io non so mai cosa vogliono dire queste definizioni che dà questo librone, però le dico perché sono affascinanti, no? I nati il 23 giugno sono generalmente molto interessati alle relazioni sentimentali, sia alle proprie sia a quelle degli altri. Al vertice della loro scala di valori vi è la storia d'amore col loro compagno e fanno tutto quanto possono per affascinarlo o fargli apprezzare le proprie doti. Questo è l'inizio, comincia così, poi dopo va avanti per due pagine e se vorrai, come qualcuno già mi ha chiesto, ti faccio gli screenshot e te li mando. Mi ci riconosco pienamente. Benissimo. Perfetto. Allora, nati in questo giorno, direi Richard Bach, che è lo scrittore, aviatore, quello famoso per il gabbiano Jonathan Livingston, ma insomma per tanti altri libri, Arnaldo Pomodoro, meglio di così, e Gian Battista Vico, siamo anche qui con qualcuno di molto rilevante, e incredibile, non lo sapevo, non so se lo sapevi te, Fabio Volo. No, non lo sapevo nemmeno io. Magnetica, incantatrice, romantica sono i pregi. Ti ho fatto un bel quadretto? In parte mi ci riconosco davvero, sì, dai. Effettivamente sì, 23 giugno, Cancro, io non credo molto agli oroscopi, ma le caratteristiche sì. Le caratteristiche, poi cioè, sì. Questo libro ci ha un po' affascinato, perché prende proprio le caratteristiche giorno per giorno, no? Allora dici, allora vuol dire che ci prende, qualcuno dice che ci prende anche molto, io devo dire che il mio l'ho guardato in maniera ancora superficiale, sto leggendo quelli di tutti ma ancora non ho approfondito, però dai, è un gioco, è divertente molto. Per introdurre e per parlare un po'. Ma tu naturalmente sei qui perché sei fresca ormai, non più tanto di nomina, comunque è la tua prima esperienza amministrativa, sei consigliere regionale di opposizione, e però ti dai da fare, non ti annoi insomma. No, non mi annoio assolutamente, ieri abbiamo avuto un consiglio regionale Fiume e essere all'opposizione è pesante, però è anche un grande orgoglio, un grande onore, perché mi sento il peso ma davvero anche... l'onore di rappresentare tantissimi cittadini che hanno creduto in me, che ero un po' un outsider nella politica, che mi sono buttata accettando una proposta in due giorni, pensando davvero di dar voce a chi già prima di entrare in una campagna elettorale, già come giornalista, comunque continuava spesso a cercarmi per mettere in evidenza quali erano i problemi, le esigenze. E a volte davvero le appartenenze politiche contano molto meno di poter essere in prima linea per dar voce direttamente ai cittadini, come sto cercando di fare io. Mi spiace purtroppo che gli attacchi siano spesso strumentali. Io continuo a subire attacchi anche sui social, spessissimo, da chi mi dice come ti permetti di parlare con le colpe del PD, questa è colpa del PD. E noto che purtroppo si riduce sempre tutto ad uno scontro politico, invece certo. No, dovremmo andare avanti, remare tutti dalla stessa parte, soprattutto in questo periodo. In questo periodo e soprattutto quando si è diciamo, in un ruolo amministrativo più vicino e più legato al territorio, perché tutto sommato i sindaci, le città e le regioni comunque vivono proprio completamente il territorio. Naturalmente tu vieni da un'esperienza, per chi non lo per quei tre distratti che non lo sapessero, da un'esperienza giornalistica importante. Sono una ventina d'anni, prima con il Resto del Carlino, poi in contemporanea al Resto del Carlino, tanti anni di televisione. Tra parentesi, ti manca la televisione? Non molto, sono sincera. Va bene. No, è stata un'esperienza bellissima, però sinceramente penso che forse anche le persone fossero stanche di vedermi continuamente in TV a fare la stessa cosa. Ho avuto il privilegio di fare questo lavoro che era il mio sogno da piccola, di essere giornalista, ma adesso mi sembra un po' di portare avanti la stessa attività ma in una sede istituzionale in cui infatti ti volevo fare proprio questa domanda, no? Molto immagine di Tele 2000, tanto per essere chiari, riferimenti importanti, contatti comunque continui con la politica, perché da giornalista ancor più che da conduttore come posso essere io in questo momento o magari da intrattenitore, da giornalista proprio il riferimento della politica locale era un riferimento importante. Adesso ti senti dall'altra parte della barricata o ti senti di star facendo in un modo diverso la stessa cosa?
La seconda, in un modo diverso, la stessa cosa, è vero, perché comunque sono giornalista dentro. Dicevo, non mi manca la TV, nel senso che mi mancano le persone con le quali lavoravo, le persone che incontravo, anche i colleghi che questa mattina ho incrociato qua. Questo mi manca sicuramente, ma l'attività la vivo quasi nello stesso modo, perché sto cercando di farlo in modo più, certo, più impegnato, però porto avanti comunque le esigenze di un territorio. E anche in TV, nel telegiornale o comunque nei quotidiani sul Resto del Carlino, non appena avvertivo un problema, un'esigenza del territorio, ero la prima a voler davvero esprimerlo e fare in modo di risolvere quelle problematiche. Quindi sì, per 15 anni ho lavorato moltissimo come giornalista, ci tenevo, dato l'esame da professionista, e non è stato facile, perché comunque è un lavoro che richiede grande impegno. Ma sotto quel punto di vista non mi manca proprio la professione. Certo. Per cui diciamo che comunque il filo conduttore è quello. Con la stessa indole, sì. Un po' peperina, tra l'altro. Bravo. Quasi essere all'opposizione è in qualche modo è un modo di continuare quella linea, perché tutto sommato il giornalista no, va un po' a rompere le scatole al potere costituito. No? Tu dall'opposizione un po' devi rompere le scatole. Io ho seguito ieri un pezzettino della diretta del consiglio, ho guardato, ho cercato il punto tuo proprio, sono andato a cercare e ho visto insomma che c'era una bella grinta, una bella indole e comunque una bella, come posso dire, una bella spinta a sottolineare le cose che dicevi, anche se poi io mi immagino che in queste sedute fiume poi si perdano per strada gran parte dei contenuti, gran parte delle sottolineature, perché se ho capito bene siete stati comunque in seduta dalla mattina fino alle 5. Del pomeriggio. Il martedì, ne approfitto Paolo, sì. Il martedì tutti possono seguire il Consiglio regionale in streaming nel sito del Consiglio regionale, e solo nel sito, quindi ogni martedì circa dalle 10 del mattino, a volte fino alle 8 di sera, senza pause pranzo, senza nulla. È sempre una diretta, un Consiglio Fiume che va avanti finché riusciamo. Ieri c'era questa presentazione del piano triennale delle opere pubbliche, esatto. Di cui sono stata relatrice di minoranza. Ecco, questa è stata un po' una novità per me, lo ammetto, perché come giornalista non avevo mai studiato faldoni da più di 100 pagine così nel dettaglio, con numeri, certo. numeri. E come relatrice di minoranza ho messo in evidenza, dopo averlo studiato per un mese, che nei prossimi 3 anni questa giunta metterà in campo 121 milioni di euro in tutta la regione, ma ripercorrendo tutte le linee progettuali della precedente, nel senso che non toglie nulla, non aggiunge nulla. E quindi questo mi ha un po' lasciata perplessa, nel senso che sì, posso esprimere il mio favore per tutte le opere che proseguiranno, ma vedere che in 6 mesi non sia stata posta la pena nemmeno per aggiungere qualcosa, soprattutto per mantenere o per annunciare almeno in embrione le promesse fatte in campagna elettorale, soprattutto per tutti gli ospedali di polo, per le case della salute. E lì non c'è nulla, perché non è stato aggiunto nulla in edilizia sanitaria, 0,0 nella provincia di Pesaro Urbino nel 2021, 0,0 in edilizia sanitaria nel 2022 e anche nel 2023. Spero ci possano essere dei correttivi, perché certo. Ovviamente la legge lo consente. E questo è quello che ha portato alla scelta di astenervi, se sì, ho capito bene. Perché in effetti alla fine non avevo capito, perché sono per rimasto questo. Lì e ho detto, ma se è un copia e incolla di quello che aveva fatto la precedente legislatura e il precedente governo di regione, sì. Perché poi astenersi? Astenersi per sottolineare che non è stato aggiunto niente, questo ho capito bene? Questo, ma anche perché l'ultimo anno ha mostrato un po' quali debbano essere le priorità nel nostro territorio, quindi forse qualcosa si poteva aggiungere. È vero che questa è una parte delle opere pubbliche e che la regione finanzia, nel senso che poi ci sono tutti quegli stanziamenti che vanno a comuni, province, ANAS, ASUR per l'edilizia sanitaria, e quelli non figurano nel piano delle opere pubbliche della regione, ma nel piano degli enti o delle organizzazioni che se ne occupano. Quindi è solo una parte delle opere pubbliche che la regione può finanziare. Sono quegli interventi diretti che la regione praticamente finanzia e attiva direttamente. Però comunque io, che non facevo parte della precedente giunta, mi sarei aspettata di più, viste le promesse fatte. I social sono croce delizia, l'abbiamo detto un attimo fa, però attraverso i social è facile per gli interessati, non per quelli che devono cercare a tutti i costi di trovare cosa non va, per gli interessati vedere quali sono le attività, e questo mi sembra un dato positivo, no? Capire come ci si muove, come si stanno muovendo i consiglieri, magari quelli per i quali abbiamo votato, tu, Andrea Biancani, gli altri consiglieri del territorio, per cui comunque è interessante andare a vedere ed essere aggiornati puntualmente. Vedo che non gliene passi molte alla
presidente Acquaroli, però l'hai sentito anche in particolare su un tema caldo, no? Questo arancione, che razza di colore è l'arancione rinforzato? Hai ragione, guarda, arancione rafforzato. No, questo mi ha fatto proprio arrabbiare, qua posso dirlo, ormai mi sento a casa in questo salotto bellissimo. Inconcepibile, perché meno di una settimana di provvedimento per creare disagi e scompensi enormi a bar, ristoranti, attività, senza aver nessun beneficio, perché questi 6 giorni di arancione rafforzato non possono prevenire i contagi, perché gli studenti continueranno ad andare a scuola a Pesaro Urbino. I lavoratori continueranno a venire dalla costa e dall'entroterra a lavorare nel distretto industriale di Vallefoglia e Montelabate. Quale potrebbe essere il senso? Non riesco nemmeno ad immaginarlo. Ricordiamo che stiamo parlando di una ordinanza, giusto? È un'ordinanza che prevede che per 4-5 giorni... Fino a mercoledì, arancione rafforzata, Montelabate e Vallefoglia, perché i parametri dicono che se ci sono ogni 100.000 abitanti più di 250 positivi, la zona... Scatta e deve essere non gialla in questo caso, ma rosso, o come l'hanno definita, arancione rafforzato, sì. Perché rosso sarebbe proprio lockdown. A me sembra comunque inutile. Sì, anche perché tra l'altro neanche a far la porta sono due territori fortemente di transito, perché Vallefoglia e Montelabate è la zona industriale di Pesaro, esatto. Si può dire, è gran parte della zona industriale di Pesaro. Esatto. Vallefoglia comprende talmente tanto spazio e tanti comuni che comunque anche lì c'è un movimento notevole, c'è il discorso delle scuole, tutti gli studenti di quei territori vanno o a Urbino o vengono a Pesaro, per cui si devono muovere, attraverso. Cioè, mi sembra... Anche perché ha 16.000 abitanti circa Vallefoglia, ma lì gravitano 50.000 persone, è normale che i dati siano un po' più alti. Oltretutto, negli ultimi 10 giorni i positivi sono diminuiti, sono scesi sotto i 100, sono circa 90, ora non ho il dato aggiornato, però sono in diminuzione. Quindi sembra un provvedimento preso a caso, senza fondamento. Ieri ne ho parlato proprio personalmente in consiglio con Acquaroli, chiedendogli di ritirare questa ordinanza. Gli ho chiesto innanzitutto, avendo buon senso, di valutare i dati, per carità, perché se c'è una situazione preoccupante siamo i primi a non voler mettere a repentaglio la salute dei cittadini, ma se questo provvedimento crea solo disagi alle attività economiche ci pare inutile. E ci ha detto che sta provvedendo a far fare un controllo incrociato tra dati ASUR e dati invece che sono arrivati anche dai comuni. Pare che infatti i dati non siano totalmente aggiornati, per cui aspettiamo notizie prima possibile. La speranza è che possa revocare questa ordinanza, sinceramente. Altro tema sul quale ti concentri particolarmente, ovviamente molto legato a questo, è quello dei vaccini. La situazione delle somministrazioni dei vaccini sul nostro territorio è stata fonte di grande insoddisfazione da parte di tanti, primo tra tutti il sindaco Ricci, che ne ha parlato tante volte, ma anche appunto Andrea Biancani, anche tanti che sostengono questa insufficienza, prima del punto di vaccinazione di via Monaldi, che francamente era molto abborracciato, per dire una parola che pochi sanno cosa vuol dire, andate a cercarla sul dizionario, e poi invece anche il Ristò, voglio dire che tutto sommato, l'ex Ristò, che tutto sommato si presenta bene, funziona bene, ma che adesso addirittura pare che sia chiuso per mancanza di prenotazioni. Cosa sta succedendo? Hai detto bene, perché si fa un gran parlare di numeri, di quanti vaccinati. Io ho partecipato a un incontro, confronto, proprio pochi giorni fa, in cui si sbandieravano i dati dei vaccinati come se bastassero ad elogiare l'operato della regione. In realtà il problema non è quanto, non è solo quello, ma anche dove, come, chi e cosa. Quindi hai detto benissimo, noi non, fino ad oggi non siamo intervenuti sul dove, non potevamo, anzi molti se la sono presa con i comuni, ma la competenza qui è tutta regionale, ribadiamolo. E io sono arrivata al punto di dover scrivere al generale Figliuolo, sì. Anzi qualcuno l'ha apprezzato, qualcuno lo ha quasi deriso, invece in 2 giorni il generale mi ha risposto. Ha risposto, infatti. Lasciandomi totalmente stupita, la sua segreteria personalmente mi ha scritto e ha detto che avrebbe sollecitato la regione giustamente ad aumentare i punti di vaccinazione, perché il decreto prevede un punto ogni 40.000 abitanti, noi ne abbiamo 3 in tutta la provincia, Pesaro, Fano e Urbino, oltre a quelli diciamo speciali per le categorie fragili, che possono vaccinarsi anche all'ospedale di Muraglia, Fossombrone, a Macerata Feltri, a chi non può spostarsi, però quelle sono categorie particolari, certo. Cioè il cittadino comunque deve andare, non so, da Vallefoglia, se non ha la patente, fino all'Iperrossini, farsi accompagnare. Addirittura ci sono regioni
lo dico tra parentesi, dove hanno il taxi pagato per poter raggiungere i punti vaccinazione. Quindi le modalità, secondo me, potevano essere migliori, decisamente migliori, e ancora si può migliorare. C'è stato un sopralluogo, fortunatamente, dopo il mio appello a Vallefoglia, alla piana di Talacchio, davanti ad una mensa, e spero che questo punto vaccinazione possa essere aperto al più presto, perché dopo il sopralluogo si dovrà procedere con l'apertura. Quindi tutti i residenti della zona di Vallefoglia e dintorni potranno vaccinarsi lì, ma questo è un beneficio che avranno anche i pesaresi e gli urbinati, perché comunque si evitano assembramenti e file. Invece voglio aggiungere una cosa solo su quello che dicevi sul punto ristoro chiuso per 3 giorni adesso, perché i vaccini pare siano finiti, anzi sono riarrivati in grande quantità, ma sono finite le prenotazioni. Ma ci credo, ovviamente, perché della nostra regione hanno aperto lo slot solo dai 65 ai 70 anni, in tutte le altre dai 60. E anche questo ieri lo abbiamo detto ad Acquaroli. Sembrava nemmeno lo sapesse, sinceramente, perché è rimasto sbalordito. Gli abbiamo chiesto di allargare al più presto, almeno dai 60 anni. Certo. Poi perché chiudere 3 giorni se i vaccini ci sono? Perché? Esatto. È abbastanza difficile da capire, e tra l'altro cozza molto fortemente anche quello che hai appena detto, col fatto che più di un mese fa, io me la ricordo questa fotografia nella quale si proponevano addirittura 4 punti nuovi, no? Il sindaco di Gradara aveva messo a disposizione addirittura il palazzetto, insomma, voglio dire, c'era una disponibilità importante proprio per riuscire ad arrivare prima possibile a questo famoso traguardo di 500.000 vaccinazioni al giorno, di cui io anche qualche giorno fa, parlando con Alessia Morani, dicevo che dovrebbe essere un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Cioè 500.000 vaccinazioni al giorno dovrebbero essere l'inizio, perché secondo me dovrebbero diventare 1 milione al giorno, dosi permettendo, e bisognerebbe proprio avere un'organizzazione proprio per riuscire ad arrivare alla famosa estate con una copertura che ci permette finalmente, sì, a quel punto di dire recuperiamo un'estate normale e cerchiamo di vivere normalmente. Speriamo tutti che il vaccino d'estate faccia come l'anno scorso, però non illudiamoci, perché poi l'anno scorso si è visto cosa è successo dopo, per cui la copertura vaccinale serve, anche se il vaccino magari nella sua testa sta pensando di andarsene lo stesso. Questo è un dato importante, perché poi sennò si rischia di capire male e di interpretare male i dati e tutto quello che succede dopo. Senti, un tema buono per tutte le stagioni, perlomeno fino a quando non lo finiscono, non lo fanno e non lo piazzano. Il biodigestore, come sta andando? Tema buono per tutte le stagioni, hai detto bene, perché io ho presentato un'interrogazione in Consiglio regionale 2 mesi fa ed è andata in aula proprio ieri. Ne abbiamo discusso con l'assessore competente, Aguzzi, e io ho espresso il mio stupore. Sono rimasta, ho detto in aula, disorientata. Perché la regione sta scaricando le responsabilità sulla provincia, che effettivamente è l'ente competente a rilasciare l'autorizzazione, mentre, lo ribadisco, il comune non ha competenze al riguardo, c'è un privato che chiede l'autorizzazione e la provincia rilascia questa autorizzazione. Noi abbiamo bisogno di un impianto di smaltimento dei rifiuti, perché nessuno vuole inceneritori, quindi è necessario, ma la regione mi stupisce che non voglia intervenire nell'impianto della nostra provincia, mentre ad Ascoli Piceno stia facendo un'operazione massiccia, impressionante, nel senso che l'assessore, collega di Aguzzi della stessa giunta, l'assessore Castelli, è intervenuto 1 mese fa proprio a piedi pari, chiedendo di trasferire l'impianto dalla Valdaso a Relluce, senza aver nemmeno la competenza in materia. I suoi consiglieri di maggioranza addirittura hanno chiesto di sottoscrivere un documento mettendo in evidenza le criticità del luogo, mentre da noi la regione fa un passo indietro. Questo mi ha lasciata disorientata, perché invece dovrebbe innanzitutto prendere una posizione politica, perché è la regione che deve gestire il piano dei rifiuti. Anzi, lo stesso Aguzzi, assessore Aguzzi, ha strigliato l'EATA per non aver presentato giustamente i piani negli ultimi anni, per cui perché non iniziare da adesso? Io vorrei che infatti il mio impegno politico potesse iniziare dal momento in cui sono diventata consigliere. Invece molto spesso mi chiedono di rispondere di ciò che è avvenuto in precedenza. Prima, certo. E questo dovrebbe fare anche chi è assessore, prendersi delle responsabilità da adesso.
ma sai, probabilmente dipende dal fatto che nella regione c'è stato questo ribaltamento, per cui ovviamente chi è al governo adesso non si sente responsabile di prima, chi aveva fatto qualcosa prima non ha più la possibilità di dare quella continuità anche per una questione di numeri, per cui alla fine è quasi una ripartenza da zero che non dovrebbe esserci, soprattutto su questi temi qui. Sul biodigestore io adesso faccio una domanda da ignorante, faccio la vera domanda di quello che non sa. Io non capisco qual è il problema, cioè soprattutto guardando all'estero, cioè la sindrome di NIMBY la conosciamo tutti, non in my backyard, cioè non nel mio cortile, no? Ai tempi era nata, ai tempi delle centrali nucleari, tutti ritenevano all'epoca, 30 anni fa, che le centrali nucleari fossero il bene, ma nessuno le voleva nel suo cortile, giustamente le volevano tutti da un'altra parte, no? Questo sta succedendo adesso anche col biodigestore, però diciamo che guardandosi un po' intorno, guardando anche all'estero dove funzionano e dove sono attivi, ci par di capire, ma se non sbaglio le stesse associazioni ambientaliste sono in quella stessa direzione, che grossi problemi dal biodigestore, che poi è un bel nome per parlare insomma dei rifiuti, non ne arrivino. Allora il problema alla fine qual è? Non è che in questo caso, dove probabilmente i cittadini sarebbero anche più tranquilli, la politica sta agitando la bandierina e fa peggio del peggio? No, peggio del peggio non credo, anzi, ieri tra l'altro abbiamo avuto un confronto con toni molto pacati, però lo hai detto benissimo Paolo, c'è stata molta disinformazione. Io ho cercato, prima di esprimermi, prima di prendere una posizione, di leggere di tutto, di parlare con chiunque, e anche Legambiente si è espressa a favore, si è espressa proprio a favore di questo biodigestore. Le perplessità dei residenti riguardano le dimensioni dell'impianto ed eventualmente il traffico che potrebbe creare, certo. Ma non dimentichiamo che lo stesso traffico potrebbe anche rivitalizzare zone industriali attualmente morte, per cui va valutato ogni minimo aspetto, vanno fatte tutte le valutazioni del caso. Per questo io voglio che la regione, l'attuale regione, intervenga sul tema e dica quale nella nostra provincia sia la posizione migliore. Tra l'altro la tendenza si sta un po' invertendo nelle ultime settimane, hai detto nessuno lo vuole nel proprio giardino, e invece il comune di Fano ha approvato proprio in consiglio comunale una mozione, per cui pare che adesso, se poi seguiranno la stessa linea, certo, dovrebbero avere un proprio biodigestore, poi vedremo cosa succederà, però insomma non è proprio vero che nessuno lo voglia. Meno male. Sì. Anche perché questi che ci fanno vedere, no? Con le piste da sci sopra, queste cose, no? Esatto. Cioè, sono ovviamente dei simboli che però ci fanno capire che, insomma, oddio, nessuno di noi vuole il camion dell'immondizia davanti anche quando sta andando in macchina, però ragazzi la produciamo. Questo no, però noi stiamo andando a smaltire rifiuti in Veneto e in Emilia Romagna a costi altissimi, non dimentichiamo nemmeno questo, e comunque è inquinamento, perché certo, sono camion che partono da qua per andare in Veneto e in Emilia Romagna, ritornano qua. Quindi la gestione dei rifiuti non va presa così alla leggera come molto spesso si lascia pensare. Tu sei della terza commissione, governo del territorio, ambiente e paesaggio, per cui sono tutti temi proprio tuoi, tutti questi temi tuoi. Quali altri temi caldi ci sono in questo momento sull'ambiente e paesaggio, nella tua commissione? Di cosa discutete? Ma attualmente si sta discutendo molto della legge sulla riforma dell'accesso alla graduatoria delle case popolari, cosiddette case popolari, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché è stata presentata una proposta di legge per rivedere appunto i requisiti per l'accesso in graduatoria, ma è ancora un work in progress e siamo ancora nella fase di confronto aperto. Certo. Questo è l'ultimo tema caldo. Poi abbiamo chiuso proprio il piano triennale delle opere pubbliche, di cui io sono stata relatrice di minoranza, come vi dicevo, e anche quello è stato un grande impegno. E la prossima commissione, questo giovedì, mi pare abbia all'ordine del giorno anche una proposta di legge di cui sono relatrice, che riguarda, ecco ve lo anticipo, la creazione delle comunità energetiche. La prima nella nostra regione è a Gabicce. Abbiamo la prima in assoluto nella nostra regione. Sono delle comunità di due tipi. Possono essere soggetti fisici, quindi ad esempio anche noi, se fossimo vicini di casa, io e te Paolo, possiamo creare una comunità, chiamiamola così, o comunque una unione per produrre e consumare energia con grande abbattimento di costi, purché sia energia rinnovabile ovviamente, certo. Possiamo anche rivenderla. L'unico requisito è quello di essere vicini di casa, ad esempio in un condominio oppure in prossimità, e questo favorirà lo sviluppo delle energie sostenibili, perché comunque questa legge segue le linee di una direttiva europea che ci impone di applicarla entro questo giugno 2021.
e poi ovviamente anche dei risparmi per tutti. L'altro soggetto, dicevo, è soggetto giuridico, per cui si possono mettere assieme delle aziende, degli enti, certo, comuni, imprese. L'obiettivo è proprio favorire lo sviluppo di energie rinnovabili, eolico, fotovoltaico, solare, tutte. Cioè si è capito sostanzialmente che piuttosto che mega centrali in qualche modo esterne al tessuto, bravo, urbano eccetera, che poi devono trasportare, bravo, questa energia con le dispersioni di tutto, è meglio fare delle piccole autoproduzioni. Esatto, insomma, bravo, è... l'hai riassunta benissimo, proprio questo. Grazie. Ti ruberò questo concetto in commissione, l'hai riassunta benissimo. Molto è vero. È quello, non un po' il concetto. Sì, ci autoproduciamo energia, esatto, io spero mettendoci che... insieme con un numero, sì, ristretto ma comunque sufficiente a creare economie, bravo, ma allo stesso tempo non troppo grande, perché poi sennò ci sarebbero dispersioni, sì, cioè trovare il punto d'equilibrio, no? Saranno degli incentivi, ecco, stiamo parlando anche di questo, perché, certo, è importante che ci siano degli incentivi per chi decide di farlo. Certo. Qualche giorno fa ti ho visto invece in un post che ovviamente mi ha colpito in prima persona per due motivi: primo, per l'argomento di cui parlavi, libri, e secondo per la foto, bello, perché sei presidente del, aspetta che l'ho guardato, del comitato che seleziona e valuta le opere da pubblicare nella collana I Quaderni delle Marche. E nella foto ci avevi in mano un quaderno a cui io tengo molto. Eccolo, insomma, eccola la foto. Eccolo, quel libro infatti è tutto dedicato al nostro più grande poeta, scrittore dialettale, tuo padre, quindi non nascondiamolo. Carlo Pagnini è protagonista di uno dei libri, anzi forse l'ultimo che è stato stampato. Sì, è l'ultimo, è stato fatto grazie a Claudio Minardi, tra l'altro. Sì, esatto, l'ultimo che è stato stampato da questo comitato. È una collana che si chiama I Quaderni delle Marche, c'è un centro stampa sotto ai nostri uffici che ha ripreso a lavorare due settimane fa più o meno e ha iniziato a stampare i libri finalmente, quindi lancio anche un appello a tutti coloro che hanno voglia di scrivere con qualunque forma, poesia, romanzo, saggio, l'unico requisito è che sia un testo che valorizzi la cultura marchigiana, che la racconti. Potrà inviarlo a me o a qualunque altro consigliere regionale oppure direttamente all'ufficio di presidenza. Noi valuteremo l'opera, se è meritevole la stamperemo ed entrerà nella collana I Quaderni del Consiglio regionale. È stato un grande onore perché mi ha assegnato questo incarico il presidente del Consiglio regionale Latini. Come giornalista mi ha detto: se ti fa piacere lo affido a te. E quindi sono presidente di questo comitato, di cui fanno parte anche altre tre persone, ma sono l'unico consigliere regionale, perché poi ci sono la giornalista del Corecom, la responsabile del sistema bibliotecario e una responsabile, insomma, della pubblicazione. Per cui davvero ne sono molto orgogliosa e spero di lavorarci con passione ma anche con grande impegno nei prossimi anni. Tu lo sai che c'è una voce che dice che in Italia c'è più gente che scrive di quanta ce ne sia che legge, e la regione non fa eccezione, tutti hanno un libro nel cassetto e con questa cosa che stai dicendo tutti lo stanno andando in questo momento, già li vedo a casa a tirarli fuori i loro manoscritti, per cui sai che hai detto una cosa molto pericolosa, lo sai. Dovremmo valutare però cosa stampare, eh certo, attentamente. Eh certo. Entra in questa collana che si chiama I Quaderni della Regione Marche, giusto? Quello di mio padre mi sembra sia il 300 e rotti, per cui insomma è una cosa storica, c'ha dei precedenti importanti. Sì, esatto, esiste da tantissimi anni, sì, purtroppo è un piccolo centro stampa, quindi ho lanciato l'appello, ma specifico anche che non sarà possibile pubblicare tutto. Certo. Le copie di solito sono 150, quindi non sono chissà quali tirature, poi vengono diffuse anche nelle diverse biblioteche della regione. Quindi è un modo proprio per valorizzare la cultura marchigiana in tutti i suoi aspetti. Bene, 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 sono molto contento sia che tu sei a presiedere questo comitato, sia che sia stato ripreso in mano e che sia stato rilanciato e che ne abbiamo potuto parlare. Paolo, mi dai un minuto per ricordare proprio un momento? Me l'hai ricordato tu adesso. È vero, sono presidente di questa collana e quando ho iniziato a lavorare con Pesaro Village, tu eri il nostro grande capo, ti avevo proposto di fare un giornalino che volevo dirigere. Eh certo. Me l'avevi negato e vietato. Mannaggia, mannaggia, come ho fatto quella volta a farmi sfuggire questa occasione. 20 anni fa almeno. Sì. Mi avevi detto: Michela, lascia perdere, dai, facevamo questo volantino. Dopo che serviva. Dopo l'avete iniziato a fare, non sì, c'ero più. Sì, facevamo una specie di volantino che funzionava. Vedi, se avessimo cominciato quella volta, adesso avremmo una pubblicazione che collana... con più di 25 anni alle spalle di esperienza. Pensa che roba. Bisogna stare molto attenti alle cose, bisogna essere molto più cauti nel dire di no. Ecco, questa è una cosa che ho imparato. Una battuta. Senti, io sto fatto benissimo. Io sto guardando gli appunti che ci eravamo presi e mi sa che più
o meno avevamo detto tutto. C'ho un appunto qui sui centri commerciali e i parchi commerciali, questa importante distinzione tra le chiusure, sabato e la domenica, questa va sottolineata. Ci tengo particolarmente perché non se ne parla più nei media, ma io sto cercando di impegnarmi lavorando dietro le quinte, nel senso che ho contattato più volte la sottosegretaria Anna Scani, che è al Ministero delle Attività Produttive, chiedendo assolutamente di intervenire. Vogliamo un distinguo tra i centri commerciali veri e propri, quelli con la galleria, che rimangono chiusi il weekend perché potrebbero crearsi assembramenti, e quelli che in realtà lo sono solo sulla carta perché hanno avuto questa licenza. E noi abbiamo tanti esempi nel comune di Vallefoglia, perché ci sono 5 centri commerciali, dei quali però solo alcuni devono assolutamente rimanere chiusi per legge il sabato e la domenica, secondo il DPCM arrivato ad ottobre. Ci sembra una vera ingiustizia. Negozi identici con le medesime caratteristiche architettoniche edilizie, da una parte chiusa e dall'altra aperta, semplicemente perché la distinzione la fa un foglio, una distinzione amministrativa, burocratica, avvenuta quando l'impianto, quando il complesso è stato costruito, quindi in base alla licenza chiesta dall'imprenditore, certo, che l'aveva costruito. Oggi la ratio deve essere evitare assembramenti, quindi non può essere un foglio a fare la distinzione, certo, perché questi complessi come il 100 Vetrina Morciola, ad esempio, sono a tutti gli effetti come un centro storico, ognuno ha il suo ingresso indipendente all'aperto, sono come una piazza, come qualunque piazza. Purtroppo... Come si può risolvere? Cambiando magari la classificazione burocratica, oppure facendo delle ordinanze di eccezione per uno per uno? Esatto, abbiamo provato cercando di cambiare la licenza, ci è riuscito solo un centro commerciale, l'Arcobaleno. Non è facile, invece basterebbe un distinguo tra centri commerciali e parchi commerciali. I parchi magari sono quelli che hanno l'ingresso indipendente all'esterno e non la galleria comune. Certo. Sembra semplicissimo, invece... E adesso che davvero sono in politica e mi rendo conto che non basta un articolo di giornale, le barriere sono tantissime. Ho preparato anche in questi giorni una mozione, speriamo davvero che si ottenga questo distinguo al più presto. In questo magari probabilmente la riflessione ti verrà spesso, no? Cioè, tutto sommato, quando ero una giornalista avrei fatto un articolo e avrei detto: ma perché non vi sbrigate a fare questa cosa? Esatto. Invece accorgersi da dentro che non è esatto, così semplice, come per il discorso degli ospedali del territorio, sì, che è un altro tema importante, sì, apri, chiudi, tieni aperto, sì, quali reparti e tutto il resto, che lo stesso è un altro tema, mi sembra che sia molto caldo e sia molto semplice in qualche modo giudicarlo dall'esterno, e poi quando si va all'interno diventa invece un argomento complicato e spinosissimo, no? Sì, perché purtroppo c'è questo decreto Balduzzi che andrebbe rivisto e che ha posto dei limiti a tutta la programmazione sociosanitaria, per cui abbiamo visto adesso che tutte le promesse fatte in campagna elettorale ancora sono lì, ferme, sulla carta, disattese. Non è facile. Sasso Corvaro è ancora chiuso. Ci avevano detto: il giorno dopo le elezioni ci insediamo e portiamo le chiavi. Sì, sì. Sono già passati 7 mesi e ancora non è stato fatto nulla. Guardiamo un po' al futuro, perché poi abbiamo finito e siamo andati un po' oltre, ma ricordiamo che oggi abbiamo due ospiti, il secondo Cristian Ginepro arriva fra un po', subito dopo la pubblicità, per cui non ci preoccupiamo, non ci siamo voluti preoccupare più di tanto del tempo a disposizione perché sapevamo di averne, però l'ultima cosa, bandi sullo sport, ci sono delle partecipazioni, dei bandi sul futuro proiettati, che novità ci sono? Così con questo ultimo lancio sul futuro poi ci salutiamo. Anche questa è una piccola battaglia aperta, piccola e grande, perché tutte le associazioni e le società sportive sono davvero il nostro tessuto più importante, nel senso che al di là del lavoro, della sanità, poi comunque lo sport non è secondario. Chi ha dei figli o comunque chiunque tenga la propria salute si rende conto dell'importanza di una società sportiva dove il figlio ha una seconda famiglia molto spesso. Invece sono state completamente abbandonate a se stesse, palestre chiuse a causa del Covid, purtroppo nessuna entrata per la maggior parte delle società sportive, e nell'ultimo bando uscito da parte della regione vengono annunciati grandi contributi, sostegno, aiuti. In realtà invece, andando a vedere, poi non può partecipare quasi nessuno, perché chi ha già avuto un piccolo contributo statale non può nemmeno presentare domanda. Quindi ci sono società sportive che magari hanno avuto pochissimo dal governo, 500 euro a fronte di
20.000 euro, 30.000 euro di perdite e non possono nemmeno far domanda per il contributo regionale. Quindi siamo intervenuti anche qui con un'interrogazione chiedendo alla Regione di rivedere i criteri di accesso. Mannaggia, pensavo di dare un messaggio positivo, alla fine invece siamo anche qui a faticare. Insomma, come ritorniamo a quello che avevamo detto all'inizio, non c'è da annoiarsi, insomma, a fare il consigliere. Io vorrei pormi in modo collaborativo, ma tu hai detto che l'indole da giornalista che cerca a volte anche, non dico lo scontro, ma comunque il confronto. Certo. Vorrei pormi sempre in modo propositivo, ma effettivamente forse la fase difficile che stiamo vivendo non è facile. Non è facile. Bene, allora guarda, credo che in effetti siamo riusciti a sviscerare un po' tutto. Sono molto contento di averti avuto qua, perché abbiamo ripercorso un po' i tempi andati e comunque vediamo che non sono stati sprecati negli anni passati e ti vediamo attiva e combattiva. Siamo molto contenti di questo. Ti riavremo sicuramente un'altra volta qua. Grazie per essere stata con noi. E a questo punto noi, nel salutarti, andiamo in pubblicità, ma prima devo ricordare che per adesso spiaggia libera 14%, stabilimenti balneari 86%, per cui i pesaresi ancora preferiscono il loro ombrellone e la loro sdraia fissa. Ringraziamo Moreno, Giacomo, Monica, Riccardo, Lisa, Tommaso che ci seguono attraverso e ce lo fanno sapere attraverso i social. Ricordiamo la nostra app, quella che io definisco la TV in tasca. Potete guardare le dirette e le repliche, avete i palinsesti di tutti i programmi, conoscete tutti gli ospiti e tutti i protagonisti dello staff, e poi potete mandare i messaggi, potete fare le richieste, insomma con l'app potete fare tutto. Naturalmente io sono uno di quelli che preferisce il grande schermo e il televisore, ma l'app è indispensabile, ormai complemento indispensabile. Salutando ancora una volta Micaela Vitri, che è stata con noi oggi, consigliere regionale, e noi lanciamo la pubblicità. Restate con noi perché subito dopo saremo con Cristian Ginepro, attore e grande pesarese, importante, amico della città, amico della Vispesaro tra l'altro, e attore conosciuto da tutti, e lo ascolteremo subito dopo la pubblicità. Restate con noi. Ed eccoci allora con Cristian Ginepro, che abbiamo fortemente voluto e intercettato in uno dei suoi rari passaggi per Pesaro. Cristian. Cavolo, non c'è niente da fare, c'è l'Eurostar da Roma a Milano, non fa la curva. Non fa la curva, non fa la curva. Allora, voi sentite questo tono confidenziale, uno dice vabbè, sti due adesso si mettono a parlare dei fatti loro, sì, parleremo dei fatti nostri, però in realtà due battute insomma introduttive, se non altro per dire chi sei, bisogna che le facciamo. Cristian Ginepro, attore, prima ci siamo detti cosa scriviamo, è stato attore, perché sennò ci voleva un elenco. Attore, cane, ma grande attore. Grande attore, però io adesso ti faccio un regalo. Dai una librata in testa, no? No, sì, ti do una bella librata in testa. Vedi, questo qui si chiama Personology ed è un libro che parla della personalità delle persone giorno per giorno in base alla data di nascita. 7 novembre, giusto? Bravo. 7 novembre. Scorpione. Vediamo. Il giorno della scoperta, dice il libro. Io non li leggo prima, non so niente di quello che dicono. I nati il 7 novembre sono sempre alla ricerca di nuove avventure, non tanto per il semplice gusto di farlo, ma perché il desiderio di esplorare, ricercare e scoprire cose nuove è ciò che più li spinge nella vita. Sul piano personale, come su scala più ampia, essi spenderanno per tale obiettivo tutte le loro energie senza compromessi. Bello, bello. No? Bello, non è male. Poi ci sta. Allora, nati Marie Curie, la scopritrice dei raggi gamma, e Alfonso Gatto, che non so, un poeta e scrittore antifascista, e Albert Camus, scrittore francese. Pregi, curioso, avventuroso, tecnico. I difetti non li leggo più da un sacco di tempo, perché vedevo delle reazioni. Dico io, per Maloso e Golfo. Vedevo delle reazioni. Facevo, come ti sembra i difetti? Ti fermenti. Sì, sai quelle facce, no? Però si capiva insomma che non erano contenti. Allora, Cristian, noi ci conosciamo da molti anni. Tanti. E io ti seguo, ogni tanto mi imbatto in te nei posti dove non mi aspetto, perché io non sono un grosso seguace delle serie televisive. O dei però nel cinema ogni tanto ti trovo, insomma. Ma sai no? Cosa si dice della televisione? Uh-huh. Dico una piccola parolaccia in televisione a quest'ora della mattina. La televisione è come la cacca, va fatta ma non c'è bisogno di guardarla, tranne Rossini TV. Ecco, esatto, quella è fondamentale. No, in realtà tu fai tanta televisione e sì, sei l'alter ego scoperto di Rocco Schiavone, questo personaggio è entrato nel cuore di tanta gente. Io tutti quelli con cui ho parlato, sì, Rocco Schiavone, io confesso che non sono uno di quelli che non si perde una puntata. Ma su Rai Play, sono pochi
poche le puntate, perché la quarta stagione erano due puntate. Due puntate, sì. Fai in fretta se vuoi recuperare. Ok, ok, le recupero. Però ho fatto una scoperta, ho letto, ma che gli hai sparato? Cos'è che hai fatto? Sì, sì. C'è stato, si chiama tecnicamente un twist, cioè... lui è stato ferito e non si capisce chi è stato, dei nemici, e invece il twist narrativo è che invece è stato un errore mio. E lì succede l'ira di Dio, e siccome il mio fortunatamente è un personaggio molto amato, avviene questo scontro molto forte, che ha un po' smosso, ecco, il divano sotto agli spettatori. Quello che deve fare poi un racconto, no? Anche perché deve invogliare a guardare la prossima serie. Sì, infatti. E tra l'altro... deve invogliare anche a me a vedere se ci sono ancora. E tra l'altro te ci sei nella prossima serie per forza. Aspettiamo Antonio Manzini. Come l'hanno scritta, insomma, ci dista per aspettiamo forza. Aspettiamo Antonio Manzini. Aspettiamo, vediamo un po', incrocio le gambe. Aspettiamo la sua penna. Senti, facciamo un po' di storia, dai. Torniamo indietro un po' nel tempo. Sì. Ballerino nella scuola. Danzatore. Danzatore. Perché il ballerino è più quello della lap dance, come me sembra, no? E invece il danzatore, quello che fa danza. Se mi dicevi Tersicoreo, svenivo, svenivo all'istante. Esatto, svenivo all'istante. E nasco danzatore perché io facevo taekwondo a Pesaro all'età di 13 anni, ma poi la mia compagna di banco, Petra Bonaventura, sempre di Pesaro, che salutiamo, della quale ero segretamente innamorato, mi disse: sai, io mi sono iscritta a danza. Io, no, anch'io. Subito. Ma dove ti sei iscritta tu? Io, al centro coreografico di danza. No, non ci credo, anch'io. Il pomeriggio sono andata a iscrivermi. Certo, no? Certo. E quindi per colpa sua, grazie a lei, ho intrapreso, seguito l'impulso di quando ero bambino di fare danza. E le corrispondi delle royalty sui tuoi contratti, naturalmente, sì, lei ha smesso dopo un anno. No? Invece io sono ancora qui a fare Brigitte Bardot. Certo. Nella scuola fondata da Mario. Circolone, che Mario salutiamo, Circolone, che salutiamo anche lui, che al tempo, ma credo anche adesso, era quel periodo lì, era la scuola di danza migliore d'Italia, sfornava professionisti. Ho avuto la fortuna di stare lì in mezzo e quindi sono stato sfornato anche io, ma loro avevano una capacità. Mario di... Circolone, mio compagno d'asilo, io e mio fratello Gabriele andavamo all'asilo con Mario. Oddio, e lo portavamo per mano in mezzo a noi, perché lui era più piccolo, leggermente più piccolo, e lui l'ha fondata la scuola insieme al suo amico di militare, Luciano invece, Melandri, Luciano Melandri, sì, che ha conosciuto durante il periodo militare, se sì, non sbaglio. Sì, infatti. Ciao Lucio, ciao Mario. Salutiamoli. E del centro coreografico è la scuola storica, diciamo. Certo. E tu hai cominciato lì. Sì. E poi dopo da lì Mario ti ha portato al villaggio, immagino. Mi ha portato al villaggio turistico, esatto. Ed è per questo che ho questo palloncino oggi. Esatto. E tra l'altro, magari... forse non sai, ma Mario, quando ho avuto le prime proposte per il villaggio turistico, io ero già andato a fare l'animazione nei villaggi, un giorno mi ha detto: Paolo, puoi passare da me? Dico: vabbè, passo. E lui mi ha chiesto un parere: cosa dici? Ho detto: cosa dici? Ma vai subito, sì, ma parti immediatamente. Sì, è stata un'esperienza fondamentale, sì, sì, sì. Anche perché poi in quel periodo, negli anni 90, il villaggio non era un ripiego perché non eri stato preso ad Amici o non eri stato preso a Reality, certo, o non c'era lavoro. Il lavoro a teatro, i musical non esistevano, ce n'era una all'anno. Sì, sì. Se volevi esprimere, no, certo, un'artisticità o una voglia di contatto col pubblico, così il villaggio era perfetto, era meraviglioso. Certo. E poi non c'erano i cellulari. Esatto. Quindi, quando al villaggio arrivavano tutte, io avevo 19 anni, quando arrivavano tutte ste ragazzine, no, che poi andavi a pomiciare, no, non c'era il Drin, dove sei? Esatto. No, ti imboscavi e non ti trovavano più fino alle 4 di mattina. Esatto. Bei tempi. Bei tempi, molto belli, molto belli i tempi del villaggio. Poi arriva il 1998 e te decidi di andare a stare a Roma. Ma guarda, sono stati i miei genitori in realtà. Addirittura. E ho avuto la fortuna di avere una famiglia che ha appoggiato il mio lato artistico. Devo dire che Pesaro a me è servito tanto, è stata una palestra pazzesca, perché adesso a me dispiace tanto che mio figlio Alessandro non possa crescere in una cittadina come Pesaro, ma debba crescere in una giungla come Roma. Ed è stata una scuola anche a livello artistico, e devo dire che è stata una scuola nel bene e nel male, nel senso, negli anni 80 la mia scelta di fare il danzatore, ho dovuto affrontare il bullismo, Finocchio, queste cose che spero che adesso siano terminate, anche Billy perché voglio Elliot, ricordare. Insomma... Sì, a tutti i futuri danzatori, che in uno spogliatoio di calcio sono tutti maschi, in una scuola di danza trovate tutte femmine, ok? Quindi ecco, poi dopo mi dite. Regolatevi un attimo, insomma. Ecco. Nel 98 i miei genitori mi hanno detto: Cristian, tutti ci dicono che tu dovresti provarci, vai, perché sennò tu a 40 anni ti spari.
vediamo che ti stai un po' appassendo, perché vedi che gli altri partono e tu no. Quindi ho detto, vado a Roma, faccio 100 provini, se non mi prendono nessuno, torno a casa. Certo. E invece... Al primo provino mi hanno preso. Al primo provino. La gavetta del centro coreografico, dei villaggi. Certo. No, ragazzi, quello è fondamentale. Poi questo legame con la scuola, col metodo Strasberg. Stanislavski Strasberg. Che tu riporti, anche ho visto in varie interviste, insomma, lo senti molto forte. Fortemente legato, perché mi hanno fatto crescere sia come uomo che come attore, nel senso, io dico sempre, quando mi dicono quanto costa la Dusa International di Francesca De Sapio, ma più che farti pagare ti li fa guadagnare, perché ho preso ruoli che non avrei mai preso prima, perché mi ero trasferito a Roma per studiare recitazione, poi il musical mi ha subito preso e quindi ho dovuto aspettare di entrare in accademia e cose. Quando finalmente c'è stato il passaggio dal teatro alla macchina da presa, che è, lì sono stato fortunato, un regista importante è andato a vedere Lautieri, era Vacanze Romane, però aveva bisogno anche di un personaggio tipo me, e quindi invece che andare a bussare da lei andò a bussare da Alberto Negrin, e ho fatto Bartali con Pierfrancesco Favino. E dove facevi questo accento toscano? Sì. Un po' difficile, insomma. E appunto, quando ho cominciato a fare un po' meno teatro al tempo e più macchina da presa, ho avuto il tempo di iscrivermi alla Dusa International, dove il metodo Stanislavski è il metodo, poi per i vostri spettatori, è quello che in America lo fanno tutti, diciamo, quello che studiano Robert De Niro, Al Pacino, che studiavano naturalmente. È un approccio, diciamo. C'è una strada per andare a Courmayeur da Torino, ce ne sono due, c'è l'autostrada, tutta gallerie, oppure c'è la strada in montagna, ci metti di più ma c'è un panorama pazzesco. Il metodo è la strada di montagna. Certo, e con quello, diciamo, che te sei riuscito in qualche modo a fronteggiare qualunque tipo di impegno, ti è arrivato, perché poi nel tempo non è che hai fatto una cosa, hai fatto appunto l'attore di teatro, i musical, le fiction televisive, i film, addirittura una web serie, insomma, sì. Voglio dire, comunque calandoti nel personaggio, te ti puoi muovere dove ti pare. Ma diciamo che secondo me non è che esiste la strada migliore, esiste la strada giusta per te, e il metodo ha funzionato per me. C'è un film di Woody Allen che dice basta che funzioni. Sì. No? Ecco. Sì, per cui. Con me il metodo ha funzionato, più che altro mi riempie la vita quotidianamente, perché io non capisco perché un pugile o un danzatore debbano allenarsi finché stanno sul ring o sul palcoscenico, invece un attore, quando ha fatto due pose di Don Matteo, a posto, lui non deve più studiare. E invece io mi alleno 3 giorni alla settimana. Da 11 anni lì, eppure lavoro, quindi non è che dico dai, devo andare lì perché devo imparare il mestiere, devo continuare a impararlo, perché naturalmente un attore, finché non è diventato padre, può recitare il ruolo del padre, ma non lo porti in scena, diciamo. Certo. E quindi continuo ad allenarmi, ed è un modo meraviglioso, diciamo, per affrontare il mestiere dell'attore anche quotidianamente, in attesa del prossimo spettacolo, della prossima serie, certo, o del prossimo film. L'accenno a Don Matteo non è un accenno casuale, perché hai partecipato fatto 4 puntate Don Matteo 9. Devo ammazzare Natalina. Infatti mi odiavano tutti, perché Natalina era il personaggio amato. E io ieri, mentre cercavo, dico dove trovo le cose, mi è venuta una folgorazione. Ma te hai la pagina su Wikipedia? Sì. Ragazzi, io ho un amico che ha la pagina su Wikipedia, non è una cosa che uno può mettere lì così in 448, no? Praticamente Wikipedia funziona così, ti spiego. È un dito sotto la citazione sulla Treccani, dai. Sì, infatti. Allora, la Wikipedia funziona che se tu sei stato protagonista di almeno 2 o 3 spettacoli a teatro, o al cinema o in televisione, sei un attore non riconosciuto ma riconoscibile, e quindi Wikipedia ti prende, diciamo, come personaggio, quindi non è che io in televisione e al cinema faccio sempre personaggi, diciamo, non marginali, però diciamo invece in teatro sai tutti i protagonisti, certo. La fabbrica di cioccolato, esatto. A qualcuno piace caldo, questi qua, hanno fatto 6-7 protagonisti, e quindi sono cascato dentro Wikipedia. Certo, la fabbrica di cioccolato, grande soddisfazione. Bellissimo. Ti ho visto nei tuoi post, insomma, che eri entusiasta di questa esperienza. È stato uno spettacolo, come prodotto, è stato, non grazie a me naturalmente, ma proprio allo spettacolo, che è costato 3 milioni di euro, quindi non 2 lire. E, un allestimento pazzesco, ed è stato paragonato a quelli di Londra, quindi è raro che in Italia, certo. Quindi proprio il pacchetto, la confezione, era uno spettacolo di altissimo livello, quindi farne parte è stato un grandissimo orgoglio, diciamo.
ma perché era proprio lo spettacolo bello, cioè c'era un ascensore che volava sul pubblico Certo, e la gente non capiva, soltanto chi faceva il giro dietro le quinte perché potevi fare sta cosa, gli spiegavamo come, perché la gente veniva 3-4 volte e vedeva sta ascensore che volava sul pubblico, perché no, nella fabbrica di cioccolato che avrete visto tutti, no? Cioè, na, 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 na. E, era bellissima, una cascata di cioccolato, aeroplanini che attraversavano la platea di carta, era una cosa meravigliosa. Ma in Italia questi musical poi a un certo punto finiscono e finiscono, oppure c'è qualche possibilità di vivere una situazione come in Inghilterra dove da 30 L'Italia è anni lunga e fanno? stretta e L'Italia è lunga e stretta. soprattutto in Italia si parla l'italiano. Una volta che l'hanno sentito gli italiani, non è come Broadway o Londra che l'inglese lo. Cioè, che ne so, in America sono centinaia e migliaia di spettatori, oppure uno della Corea del Sud, se viene in vacanza in Italia, lo spettacolo italiano non lo capisce. Invece, se va in vacanza a Londra, Non lo capisce, il questo adesso me lo turista vado a lo vedere. capisce perché tutti parliamo everybody speak English, no? Sì, poi ti dico, secondo me funziona anche l'effetto, però un po' quello, non lo capisco lo stesso, ma ci vado. Cioè io il Certo, primo anno se che uno sono andato spettacolo è molto visivo, sì. e io il Fantasma dell'Opera l'ho visto 8 volte e la prima volta io non ho capito una parola. Niente, Poi dopo sono però andato a casa, ho guardato, ho studiato, eccetera, adesso ho la sua memoria, per cui lo so. c'è da dire che lì c'è anche tanto il linguaggio mistico della musica. Esatto, beh, quello sì. Che aiuta. La cosa bella del musical è che prima è intergenerazionale, quindi ci va il nonno con la figlia e la nipote. Il secondo è che ha la possibilità di arrivare al pubblico cantando, recitando e ballando, quindi con la triplice minaccia di poterti acchiappare. E la terza cosa credo che sia una forma teatrale fondamentale per questo paese, perché è un creatore di spettatori. Cioè, tantissimi siamo andati a teatro per la prima volta in vita nostra e lo so perché me lo dicono gli Certo, spettatori, certo. grazie a un musical. Sì, Poi sì, sì, magari sì. ti innamori di sto sipario e dici ok, cosa c'è dopo? Shakespeare, Chekhov, quello che Sì. E è, e allora fai anche lo step. Il nostro dovere è pensare che ci quello. abbiamo messo tanto a capire questa cosa in Ma ancora Italia. non l'hanno capito. I primi, no? Grease, per dire, il primo Grease è stato, no? Uno, quello Sì, con però il problema è Lorella. anche nostro, Sì. perché lato attoriale nei musical è sempre stato considerato, almeno questa è una grande battaglia mia, è sempre considerato come la terza cosa importante, ballare e Sì. cantare. Ma la gente vuole che lì. Quando io a mio figlio non gli posso dire ci sarebbe una volta, no, c'era una volta. Quando racconti una favola, una storia, devi essere attore, non puoi perché dici ok, no, spaccata, non basta, perché il pubblico non vuole essere soltanto Questo intrattenuto. era una cosa che io, appunto, i primi musical li ho visti a Londra, avevo notato, insomma, questa bravura su tutti e tre Tondo, i sì. campi, anche la danza e tutto quanto, e si vedeva anche dai curriculum Ma che c'è una, venivano sì, fuori, c'è una no? selezione che all'inizio, prima, adesso è cambiato, prima i provini si facevano, prima la danza, poi il canto e poi la recitazione. Quindi tu scremavi la danza, Certo. scremavi il canto, poi di quelli che sapevano cantare e ballare, cosa sai dire? Addirittura alle audizioni chiedevano una barzelletta, perché la gente non aveva portato nemmeno il monologo, no? Certo, certo. Adesso invece si sono Si parte al infurbiti e si contrario. parte con la recitazione, perché tutti ballano e cantano in Certo. questo paese di Amici de Maria, no? Certo. E quindi, bene o male. E tu questa inversione l'hai cavalcata quando hai fatto il casting e la regia di che Di musical hai Alice nel fatto? Paese delle Meraviglie. Insomma, lì hai affrontato questa inversione, cioè sei Sì, l'ho partito fatto, dalla io sono partito recitazione. dalla recitazione. Tanto E la sapevo che. reazione qual è stata? La Qualche reazione è che ho ballerino preso si è un tutta po' gente nuova. arrabbiato, qualche ballerino Ah, boh, ma non avrà avuto danzatore. sicuramente bisogno del mio spettacolo, Certo, no? certo, certo, certo. Per cui, insomma, dai, diciamo che il campo è ampio, esperienze chiaramente non ti mancano e opportunità in questo momento non ti mancano. Io mi sono imbattuto in un ruolo tuo da cattivo, ma non l'ho ritrovato. Dove fai proprio uno cattivo, cattivo, cattivo? Forse Con Edoardo Leo forse era? no, forse era con Alessandro Gassman ed era un Natale coi fiocchi. Ma sei cattivissimo lì, Ma mica tanto. Adesso Sì, potrei essere un po' più cattivo, adesso diciamo. sì. Sì. Hai studiato Sì. per i ruoli da cattivo, insomma. Ma diciamo che ho scavato un po' di più dentro di me la parte più nera, ecco. E questo è il lavoro che fai È il quando ti metodo. prepari, anche comunque a priori, cioè lo fai quando lavori su una cosa, oppure te dici qual è il punto sul quale ancora non sono a punto come vorrei io questo, allora approfondisco questo. Allora, noi
senza annoiare nessuno. No, 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 ma... Noi esseri umani abbiamo due cervelli. Quello dell'attore, il secondo cervello, è quello che deve funzionare di più, che è quello della pancia e del bacino, non quello della testa. Mm-hmm. Perché noi abbiamo già tutto dentro di noi. Poi la testa e la nostra esperienza, il nostro vissuto, la nostra città, crea dei condizionamenti. Se io e te fossimo stati divisi alla nascita, no? Tu al circo e io a Windsor, saremmo cresciuti totalmente diversi, anche per come proprio cresciuti dagli altri, no? Certo. Quindi una volta che tu con il metodo riesci a ripulirti di questi condizionamenti, vai a ritrovare tutte le tue potenzialità attoriali e anche la parte quella più... Un animale non è cattivo, non esiste un animale cattivo, esiste un animale feroce. Quindi quella ferocia la puoi tirare fuori e anche e soprattutto per qualsiasi tipo di personaggio il dolore, che secondo me è la parte fondamentale di qualsiasi ruolo. Bene, allora abbiamo iniziato dicendo che tu che ti abbiamo intercettato in una delle volte che passi per Pesaro, no? Però tu sei molto legato a Pesaro. Sì, forza. Resti legato, la Vis Pesaro. Sai cosa? Pesaro è, a parte che la Pesaro che ho lasciato non è la Pesaro di adesso, questa Pesaro di adesso è cresciuta tanto secondo me, mm-hmm. anche come opportunità. Questo sindaco che io non voto, quindi non me ne frega niente, no? Però a me mi piace, mi è piaciuto. Cioè si è dato da fare, una volta sono venuto a Pesaro d'estate, c'era teatro dappertutto, sì, poesie, sì. Lui dà sempre la possibilità di far tutto, quindi giro tanto l'Italia, io la giro tantissimo, e quindi una volta che cominci a girare l'Italia, guardi dietro Pesaro e dici, non stava mai al male, certo, no? Certo, e, certo. Quindi è un bel po', so che poi io non sono dentro le problematiche economiche di questa certo, città, certo, certo. Quindi da turista vedo la parte... Più bella, no? E quindi ho rivalutato tanto Pesaro, perché quando guardi lo sguardo da lontano, no? E guardi il quadro generale, devo dire che sono rimasto molto affezionato. Anche la gente quando vengo a Pesaro mi vuole bene, no? Magari certo. Vedono la televisione o il cinema. E dall'altra parte, Forza Vis, e quindi esatto. Sono proprio un fan sfegato, vengo tutti gli anni a presentare la Vis Pesaro. Un grande sostenitore, sì, insomma, faccio l'abbonamento ogni anno. A distanza, vivi, esatto, non lo usi, vivi a distanza gioie e sì. Dolori, insomma, e ogni anno la Vis ci fa ben sperare. Allora, concludendo, che cos'è il gruppo Famiglia Ginepro? Questo che l'ho tenuta per ultimo, allora, perché so che ci tieni. Prima che mi dimentichi, volevo dire ciao Mimmo. Ah sì. Questo nostro amico, 46 anni, ci ha lasciato ed era con nei villaggi turistici con me, eravamo proprio anche una coppia, ed è stato un dolore tremendo, ma il suo palloncino è con noi. E Famiglia Ginepro è un gruppo di Facebook che sta per diventare un'associazione. Un giorno, secondo me la solidarietà ha due caratteristiche. La prima è che è l'atto di egoismo più bello del mondo, perché lo fai più per te che per gli altri, alla fine, ti fa star bene. La seconda cosa è che è un lusso che ti devi permettere o che ti puoi permettere. Se non te lo puoi permettere non puoi fare solidarietà. Con Famiglia Ginepro facciamo adozione a distanza in Africa, Siria e in Italia di progetti, ma di gruppo. Quindi doniamo tutti 65 euro all'anno, non al mese, all'anno. E sosteniamo bambini in Africa, orfani in Etiopia e in Benin, famiglie di vedove, con tanti bambini disabili, perché in Siria, non so se vi ricordate, quando andavamo in vacanza d'estate c'era sempre in campagna lo scemo del villaggio, in realtà era figlio di cugini, figlio di fratelli, che quindi non era... In Siria c'è ancora questa abitudine, non sono le donne naturalmente a decidere con chi fare figli, da quelle parti, e quindi nascono tanti disabili, gli mandiamo la maestra a casa, gli paghiamo l'affitto a chi è in difficoltà. In Italia sosteniamo una casa di accoglienza per famiglie in difficoltà che devono portare i bambini al Bambin Gesù malati, e facciamo volontariato e sosteniamo il nostro volontariato per pagare da mangiare e in una mensa per persone in difficoltà. Prima ne avevamo 40, questo Covid sono diventati 70 a venire a cena, take away naturalmente, sì, adesso. Sì, sì, sì. Quindi se non vi fidate di nessuno, fidatevi di me. E come si fa? Come si fa? Basta andare su Facebook e cercare Famiglia Ginepro, si chiede l'amicizia, scrivo io direttamente, siamo 500-600 persone, abbiamo raccolto e donato in 7 anni più di 200.000 euro, non è tanto paragonato a Medici Senza Frontiere, certo. Ma siccome noi scegliamo microscopici progetti, certo. Che possiamo controllare one by one,
Per loro quelle gocce nell'oceano non sono gocce, ma sono goccioloni. Bella, bella frase con cui concludere, detto una bella cosa. D'altra parte, sei un attore, voglio dire, se non hai la frase giusta da dire al momento giusto, se non ce l'hai te, insomma, come facciamo? Benissimo, Cristian, niente, io ti ringrazio per aver avuto voglia di venirci a trovare. Io voglio ringraziare te, voglio ringraziare Emanuele Rossi che ha creato questa meravigliosa realtà, questa televisione, alla quale auguro veramente non il meglio ma il massimo possibile. Ci attiveremo tutti per arrivarci, insomma. E al massimo poi non si arriva mai, per cui è quello è necessario, se no però ci... puntando al massimo si raggiunge, esatto, il meglio. Esatto. Cercheremo noi anche nel nostro piccolo di adattare un piccolo metodo televisivo, è un metodo Stanislavski adattato alla televisione. Grazie, ancora Paolo. Grazie a te, ancora grazie a tutti quelli che sono stati a seguire con noi anche questa puntata di Casa Rossini. L'appuntamento è per le prossime puntate in diretta e naturalmente per tutte le repliche che proponiamo nella nostra programmazione. Grazie ancora a tutti, grazie Cristian, a presto. Ciao Paolo, grazie.